Ma ciao a tutti! A quanto pare di recente sta girando un virus non indifferente che ha costretto le autorità cinesi a prendere provvedimenti seri bloccando negli edifici 50 milioni di abitanti e più. Ma cos'è successo? Com'è cominciata? Chi può essere stato il responsabile? La risposta forse c'è e di recente un video che gira su YouTube ha in parte dato un senso alle cose. Però il problema è che il governo sta bloccando moltissime notizie. Come mai? E perché tante testate giornalistiche tendono a diminuire la gravità della situazione? Per capire meglio la storia dall'inizio vi consiglio assolutamente di guardarvi il video fino alla fine. E intanto faremo anche una piccola top con tutte le cose più strane che si mangiano nel mondo. Perché vi dico subito che è proprio a causa del cibo che la situazione è degenerata davvero. Partiamo! Numero 1, pipistrelli. E questo forse è stato l'inizio del coronavirus di cui si parla. Di recente, come avrete saputo dalla TV o da internet, c'è questo virus partito dal paese di Wuhan in Cina, forse a dicembre 2019. Si tratta in realtà di un'ampia famiglia di virus che possono causare vari sintomi, da lievi fino a disastrosi, partendo da un comune raffreddore a sindromi respiratorie ben più gravi. Infatti colpiscono per lo più le abilità respiratorie di un essere vivente. Per adesso tantissimi sono in quarantena. Di recente sembra possa essere stato portato da animali volanti. Non si è sicuri della cosa, ma il video che sta girando mostra una ragazza in un ristorante dove servono brodo di pipistrello. Proprio questo brodo contiene l'animale quasi vivo e nei paesi asiatici come la Cina è una carne molto richiesta. Ripeto, non si è sicuri della cosa, ma potrebbe essere stato diffuso dalla carne di pipistrello. Comunque sia, è veramente un bruttissimo video da vedere. Potete trovare online tutto quanto, ma preferisco mostrare solo delle immagini qua, perché so benissimo che ci sono persone minorenni e non voglio assolutamente violare le norme di YouTube. Ad oggi, 26 gennaio, sfortunatamente siamo più di 50 decessi e ben 2000 contagiati, ma non solo. Anche in altre parti del pianeta sta cominciando la diffusione. In Francia siamo a 3 casi di pazienti completamente isolati. Le testate giornalistiche cinesi non vogliono assolutamente far sapere troppo della situazione, oscurando importantissimi video di ospedali pieni e persone che collassano a terra per strada quasi casualmente e dottori completamente stressati che quasi piangono per tutta la gente malata che trovano. Alcuni addirittura parlano semplicemente del Capodanno cinese e di altre notizie di cronaca leggere. Il governo cinese sembra non voglia allarmare troppo gli abitanti per quello, non ci sono notizie, ma alcuni ritengono è perché non vogliono essere messi in imbarazzo davanti al mondo, per via di questa situazione. Anche in un momento del genere è davvero una buona idea seguire l'orgoglio? Un punto importante riguarda invece la psicosi generale che si è creata in Italia. Tantissimi stanno assalendo le farmacie per comprare mascherine e medicine che non esistono. Esatto, molti chiedono una cura, ma ad oggi non ce n'è una vera e propria. Proprio di casi non ne sono stati ancora documentati nel nostro paese, di preciso. Troppi sono stati i falsi allarmi negli ospedali e ogni volta i medici hanno dovuto spiegare che si trattava di semplice influenza. Quindi per adesso possiamo stare tranquilli in Italia, ma mai dire mai. La velocità a cui si diffonde è veramente spaventosa. E ad oggi 56 milioni sono le persone in Cina ad essere rinchiuse nelle loro case. Per ogni evenienza saranno in quarantena per tantissimi giorni, o forse settimane, o peggio ancora mesi. Numero 2, sannagi, o meglio ancora polpo vivo. Esiste un paese dove è proprio una prelibatezza mangiare i polpi, cioè la Corea. Se non siete amanti di un piatto così, non ordinate mai il sannagi in quel paese. Oddio, se invece siete amanti delle sfide potete provarci, ed è davvero una sfida perché a volte le ventose dell'animale si attaccano alla gola causando anche soffocamento. 6 persone l'anno muoiono cercando di mangiare un polpo vivo. Io non ce la farei mai. Insomma, vedere dei tentacoli disperati che cercano di uscire dal mio piatto non mi metterebbe a mio agio. Numero 3, i vermi di Magway. Mi sta venendo il volta stomaco a fare sta top. Ma ehi, per il bene di YouTube bisogna andare avanti. Stavolta, come avete sentito bene, parliamo di vermi. Sono una specialità messicana, non soltanto per uccelli e pesci, ma pure per esseri umani. Infestano le piante di Magway e, secondo quanto dicono, sono pieni di proteine e fanno benissimo al corpo. Sì, ma non tantissimo alla mente, di sicuro. Vengono inseriti dentro i tipici piatti messicani su richiesta. Perfino un taco innocuo può diventare un'esca per pesci se non state attenti a cosa ordinate. Per la difficoltà nel prenderli e gli alti valori nutritivi, ehi, non lo dico io, ho solo trovato l'informazione, sono abbastanza costosi e perfino venduti in vasetti su Amazon e altri siti di shopping online. Vorrei dirvi il link in descrizione per comprarli, ma mi rifiuto categoricamente. E con questo concludiamo questa breve classifica.
Spero la prima parte vi abbia aiutati a capire meglio questo coronavirus e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.